Con noi adesso apriamo una finestra sul mondo perché resta confusa la situazione nel Tigray, la regione dell'Etiopia piegata da una guerra civile ormai da quasi da un anno che sta risucchiando l'intero Corno d'Africa. Le truppe etiopi cercano di ristabilire il controllo di Addis Abeba sulla provincia con il sostegno delle truppe eritree e di varie milizie. Quindi è un'emergenza umanitaria fortissima, oltre alle atrocità, alle violenze. Ieri è stato distrutto un ponte fondamentale, molto importante per l'invio di aiuti umanitari. Migliaia di persone rischiano di morire di fame. E non dimentichiamo, Barbara, che questi fatti ci interessano in prima persona perché al di là del danno immediato, le carestie, i morti, le vittime, però poi ci sono conseguenze anche nei flussi migratori che poi possono in qualche modo arrivare a coinvolgere anche la sponda sud dell'Europa. Quindi è importante seguire questi eventi. Quindi Vediamo infatti la cartina, Gianmarco, per la Corno capire d'Africa. dove, di cosa Sì. parliamo e dove ci collochiamo nello scacchiere Il geopolitico. Corno d'Africa è strettamente poi legato alla storia italiana della prima metà del Novecento e la nostra presenza è ancora diffusa e percepibile. Mekelle, capoluogo del Tigray, dista da Roma oltre 4.000 chilometri, 4.097 per la precisione, e Addis Abeba quasi 4.500. Novosibirsk in Siberia è di poco più vicino, eppure l'area è stata il cuore dell'avventura coloniale italiana in Africa e in quei territori, Gianmarco, si parla ancora italiano. Esatto. Noi come esercito italiano, insomma, l'offensiva in Etiopia partì proprio dai territori del Tigray e quindi è un territorio che, diciamo, noi conosciamo molto bene ed è importante adesso parlare di ciò che sta succedendo in queste ore perché è veramente drammatico. Diamo altri numeri. Dopo mesi di riorganizzazione, le milizie tigrine sono partite all'offensiva e da meno di 72 ore sono rientrate a Mekelle, accolte con entusiasmo dalla popolazione, ma il dramma dei civili continua e vediamo un altro numero importante, Barbara. Sono circa 2 milioni gli sfollati, questi sono dati delle Nazioni Unite, quindi un numero impressionante di persone che in questo momento sono in fuga in questo territorio. E poi l'ultimo dato, oltre 5 milioni di persone che dipendono per la sopravvivenza dagli aiuti umanitari in questo momento e che vivono in questa terra, che però aiuti che non riescono ad arrivare, manca l'acqua, mancano i beni di prima necessità, la situazione potrebbe anche peggiorare in questo senso. E noi abbiamo raccolto una testimonianza molto importante. Proprio poche ore prima delle dichiarazioni del segretario di Stato Tony Blinken, segretario di Stato americano che ha partecipato al G20 a Matera nelle ultime ore, l'abbiamo raccontato anche questo evento con i nostri telegiornali, che aveva chiesto il cessate il fuoco, infatti, in tutta l'area del Tigray. Ecco, noi abbiamo raccolto questa testimonianza che adesso tu ci puoi illustrare, Barbara. Sì, perché raccontare quello che ti succede intorno in Etiopia davvero può costare la libertà se non la vita. Quindi non vedrete in questa testimonianza il nostro interlocutore e la voce che sentite è quella di un doppiatore. Vi parlo dal cuore dell'inferno del Tigray. Noi stiamo ancora bene, ma qui è in corso un genocidio. Siamo tagliati fuori dalle comunicazioni, niente telefoni, aerei e le strade sono bloccate dai militari. Nessun accesso ad osservatori neutrali, impossibili le interviste e a parlare, rischiamo la libertà o la vita. Il bombardamento a Togoga è stato solo uno degli ultimi atti criminali degli etiopi contro gente inerme. Dopo il bombardamento hanno anche impedito l'arrivo dei soccorsi sparando sulla Croce Rossa e sui medici. È tutto molto doloroso. Quando tacciono le armi regna un silenzio irreale, angosciante. Neppure il latrare di un cane, il fischio di un uccello, nessun rumore di attività o presenza umana. Solo il pianto dei bimbi spezza questo silenzio assordante e la comunità internazionale tace. Forse l'attenzione è tutta sul campionato europeo di calcio. Ma qui si continua a morire di fame.
Le donne, le bambine, anche i maschietti subiscono stupri di gruppo. I civili sono sommariamente uccisi, le attività economiche distrutte, i raccolti bruciati, gli allevamenti devastati. Su 40 ospedali della regione, 38 sono stati distrutti, le ambulanze rubate o bruciate. Molti soldati o miliziani etiopi e eritrei per mangiare rubano e uccidono. Per dormire svuotano gli ospedali di pazienti e ne occupano i letti. E andandosene distruggono tutto. Viviamo dentro una tragedia. E noi diamo il buongiorno e il benvenuto a Padre Giulio Albanese, missionario comboniano. Buongiorno. Buongiorno, grazie di essere qui stamattina per spiegarci meglio anche questa situazione così drammatica. Come si è arrivati a questo punto e soprattutto come se ne può uscire, perché è una crisi che non sembra dare segnali di risoluzione. La situazione è gravissima perché il presidente Abiy, peraltro premio Nobel premio per la Nobel, pace, ricordiamolo, avrebbe dovuto dare il buon esempio. Il 4 novembre scorso ha pensato bene di attaccare militarmente il Tigray. La sua preoccupazione principale era quella di affermare l'unità nazionale. Ha dato l'impressione, da quando è diventato premier, di non credere poi tanto al federalismo. La verità è che questa è una guerra che davvero sta seminando morte e distruzione. A pagare il prezzo più alto è la stremata popolazione civile. Sono stati commessi crimini che, per usare il linguaggio dell'Antico Testamento, lo dico come missionario per deformazione professionale, davvero gridano vendetta al cospetto di Dio. È avvenuta una vera e propria pulizia etnica. Sono stati bombardati ospedali, villaggi, mercati, e tutto questo, bisogna dirlo, nel silenzio da parte delle grandi istituzioni internazionali. E possiamo aggiungere anche dei media internazionali, dei media, soprattutto, almeno di quello italiano. Soprattutto quella che è mancata è stata la copertura a livello mass-mediale, sicuramente. Una guerra dimenticata, lasciata nel cassetto. Devo dire che ultimamente qualcosa è avvenuto. Direi che è stato davvero straordinario l'impegno espresso da Papa Francesco nel suo illuminato magistero proprio per affermare il tema della riconciliazione, della pace. Numerosi sono stati gli interventi che ha fatto, sia a novembre, alla fine di novembre, quando già circolavano peraltro le voci del massacro di Aksum in cui hanno perso la vita almeno un migliaio di persone. Poi ancora il Papa è intervenuto su questo tema incontrando il corpo diplomatico ai primi di gennaio di quest'anno, e poi ancora durante la famosa benedizione Urbi et Orbi a Pasqua, e poi è intervenuto nuovamente un paio di settimane fa durante l'Angelus su questo argomento, anche perché la preoccupazione principale riguarda proprio i civili che sono diventati carne da macello. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato, ma la promessa è di tornare ad occuparci di questo angolo di mondo troppo spesso dimenticato. Barbara? È vero, ma in generale grazie anche di tutte le guerre dimenticate se ne parla sempre troppo poco. Grazie a voi. A Padre Giulio Albanese.